Festa della Repubblica mette a confronto Inox Team Saronno e Forlì, due delle più accreditate pretendenti al campionato, e si inizia con le lombarde che partono subito col botto. Nel primo inning il fuoricampo da 3 punti di Milagros Losada, il secondo fuoricampo stagionale, e poi quello di Noah Armirotto, che invece sblocca il conto di fuoricampo nella sua personale stagione. Saronno è avanti 5-0 dopo mezza ripresa. Forlì prende in mano per la prima volta l'attacco, segnando un punto nel secondo inning, ma il forcing del Saronno continua. Entrano altri 3 punti tra terzo e quarto inning, uno portato a casa da Armirotto, che sarà protagonista nel corso sia di gara 1 sia di gara 2, con 6 punti battuti a casa. Il Forlì rimonta però nella parte bassa del quarto inning con il doppio da parte di Miriana Cerioni, che apre il forcing della squadra di casa, seguito poi dal singolo di Noemi Giacometti al centro, che spinge Carlotta Onofri e Miriana Cerioni a casa base. Sono 3 punti per Forlì, che si porta poi ancora più vicina con altri 2 punti portati a casa, uno da Beatrice Ricchi con un doppio e poi un altro da Ilaria Cacciamani. Il punteggio è di 8-6, Forlì che respira, ma Saronno caccia subito indietro i tentativi di rimonta della squadra di casa, con Alessandra Rotondo che batte un triplo a destra, che porta a casa Marrone e apre un forcing da 3 punti per il Saronno, con Milagros Losada che batte un singolo sul seconda base, e poi un'altra valida di Longhi che fissa il punteggio sul 12-6. Inutili i punti al sesto inning con il fuoricampo di Brugnoli e poi la base bolla a Cacciamani, che chiudono gara 1 sul 12-7. Seconda partita a senso unico, in cui ancora l'attacco del Saronno alza la voce, parte alta del primo inning, il singolo di Milagros Losada a sinistra sblocca il risultato, segue poi il triplo di Giulia Longhi per il 2-0, per un Saronno che subito spicca il volo, passando sul 3-0 dopo il primo inning, addirittura sul 8-0 dopo la seconda ripresa, con la doppia rubata firmata Bettinsoli e Marrone nella seconda ripresa, che porta il punteggio sul 5-0, poi un errore difensivo e il singolo di Armirotto, che chiude con 6 RBI. Le due partite portano il Saronno sull'8-0, vantaggio facile da gestire per Stefani Tirzinski, che chiuderà la partita con 5 riprese complete. Saronno che chiuderà la partita anzitempo, con la valida da 2 punti di Fabrizio Marrone. Sweep per l'Inox Team nello scontro diretto al Buscherini.